un'altra cosa interessante. Perché io vi continuo a dire che noi eravamo un paese con tutti i suoi problemi, criticato, vilipeso, perché c'erano i politici, questa classe politica della Prima Repubblica che era così infame, che è stata cacciata da Mani Pulite, eccetera. Ma guardate però, la ragioneria dello Stato cosa ci racconta? Il debito pubblico italiano, negli anni di Cossiga, Faolani, Spadolini, Fanfani, Craxi, Fanfani, Di Vita, Andreotti, eccetera, è un debito pubblico che oggi sarebbe il sogno di Mario Draghi e della BCE, sarebbe il sogno della Merkel. Cioè un debito pubblico che stava appena sopra il 100% e che sarebbe il target virtuoso al quale dovrebbero portarci oggi. L'impennata del debito pubblico italiano arriva dopo Tangentopoli con i governi tecnici, perché noi lo diciamo in queste economie che portiamo in Italia, sono le austerità che fanno crescere il debito pubblico, non il contrario. E questa è la realtà. Poi i governi di Berlusconi, per carità di Dio, mai stato nell'elettore di Berlusconi, ma i governi di Berlusconi obiettivamente, vedete, comincia un periodo di declino del debito pubblico che scende ancora con i governi tecnici di D'Alema e Amato. Il risultato qui non arriva fino ad Amato, il risultato delle politiche di austerità di D'Alema e Amato hanno riportato il debito pubblico italiano sopra il 120% verso il 130%, ed è il debito che ci siamo ritrovati nell'entrata dell'Italia dell'euro. Questa è un'altra cosa interessante e importante, un grafico in inglese, Fondo Monetario Internazionale, adesso ve lo spiego io. La linea azzurra alta, quella sopra, grossa, è la spesa dello Stato italiano, e la linea rossa sono le tasse, d'accordo? Un altro dei fantasmi che ci hanno venduto come promotore della prosperità è che lo Stato deve spendere tanto quanto incassa, quindi la spesa dello Stato deve essere identica alle tasse. Lo Stato spende e pareggia i bilanci, tassa esattamente quello che spende. L'Italia che entra nel G7, l'Italia dove le aziende lavoravano alla grande, l'Italia che diventa il primo paese al mondo per risparmio privato, è l'Italia che dal 1970 fino ad arrivare al 2000, come vedete, ha una spesa pubblica che è sempre al di sopra della tassazione. Oggi stiamo invertendo i ruoli, stiamo arrivando al pareggio di bilancio, dove le linee si uniscono e vedremo dopo la lavagna cosa sta succedendo. Ora, un'altra cosa interessante che ci comincia ad avvicinare alla spiegazione di quel terribile grafico che abbiamo visto per primo: che cosa è successo a questo paese? Questa è Repubblica, Economia e Finanza, quindi non una pubblicazione estremista di nicchia che può essere creduto o non creduto, è uno dei maggiori quotati quotidiani italiani, che scrive: a metà degli anni 90 l'Italia appariva, a giudizio delle stesse agenzie di rating che oggi hanno tagliato drasticamente il suo giudizio, quindi a metà degli anni 90 l'Italia appariva come una delle economie leader dell'Unione Europea, con una crescita mediana superiore al 2%, oggi siamo sotto del 2,6, okay, superiore al 2% e nell'ultimo decennio. Allora, queste agenzie di rating, in particolare Standard & Poor's, sono quelle che danno il voto alle nazioni, dicono vociato, promosso, i mercati si agitano, eccetera. Standard & Poor's a metà degli anni 90 apprezzava dunque l'inflazione moderata, media 5,8%, è esattamente il doppio dell'inflazione che abbiamo oggi, è precisamente il doppio. Nonostante ci fosse un deficit pubblico abbastanza alto, 9,4% è il deficit della Grecia di oggi. Noi avevamo allora il deficit della Grecia, la svergognatissima Grecia, oggi abbiamo un deficit di bilancio che è sotto al 3%, d'accordo? Era tre volte il deficit di oggi, tre volte, il doppio di inflazione e tre volte più deficit avevamo, e un debito pubblico del 124%, oggi siamo al 121%, quindi avevamo un debito pubblico ancora superiore a quello di oggi. Un momento, avevamo più inflazione, il triplo del deficit, un debito pubblico più alto. Perché le agenzie di rating dicevano che l'Italia appariva una delle economie leader dell'Unione Europea? Io vorrei che mi fosse
fosse spiegato dai politici, dei tromboni dell'economia, del Corriere della Sera, come era possibile questo. Ma cominciamo a intuire che qualcosa di strano è successo. Prima intuizione, avevamo la lira. L'Italia aveva la lira in quel periodo, cioè era un paese con uno Stato che possedeva una moneta, la poteva spendere, e infatti abbiamo visto dei grafici che la spendeva, ma neanche tantissimo, però la spendeva più di quello che tassava. Quindi creava per i cittadini una ricchezza. Era il debito dei cittadini, stava distruggendo l'economia? Io direi di no, eravamo una delle economie leader dell'Unione Europea. Dopo 30 anni di spesa deficit, l'Italia non era crollata, non era indebitata, non c'era la crisi degli spread, non era al limite del fallimento, anzi era una delle economie leader dell'Unione Europea. Ecco come hanno cominciato a creare nell'opinione pubblica la bugia del debito. Ci dicono che il debito è la pappardella è sempre la stessa, in televisione ripetono sempre le stesse 5 parole. Ah, ma l'Italia è un paese con debito molto alto. Ma come debito molto alto? Guardate là, eravamo uno dei paesi più prosperi del mondo d'Europa, eravamo addirittura. Quindi hanno cominciato creando questi fantasmi e cominciando alla faccia della realtà dell'economia, proprio sfacciatamente contro i dati dell'economia, hanno cominciato a raccontare a tutti che il debito magicamente è un problema.